L'inquietudine su piano intellettuale e creativo è una qualità che contraddistingue le donne in un ampio raggio di attività professionali. Donne Inquiete si è ispirato a questa agilità mentale e pratica femminile di sviluppare le sue risorse in pieno, anche se, in sottofondo, come allude il nostro logo, molte volte siamo noi stesse a proibire il nostro progresso. Perché siamo desiderosi di partire con un progetto e alla fine siamo bloccate dietro le grate, immaginarie che in realtà non esistono. Dobbiamo smettere di nasconderci in quella stanza. Nel 2012 il nostro progetto si è ispirato a questa installazione della scultrice pugliese Anna Maria Di Terlizzi. Vediamo un gruppo di sagome femminili in dimensione umana che nel suo insieme fa riferimento all'inizio di un viaggio. Un viaggio verso un avvenire diverso, un viaggio che concede di perdersi, di voltare le spalle al passato e di abbandonare le proprie sicurezze. Il recinto immaginario che le separa dal mondo, e qui torniamo all'icona di Donne Inquiete, è equivalente alle restrizioni sia imposte dall'esterno che interiori psicologiche, le quali in tal caso impediscono, come abbiamo anche detto prima, l'evoluzione umana e professionale. Il titolo di questa rassegna è preso in prestito da una prosa poetica di Marisa Tomicelli, poetessa di Verona che ha fatto parte del gruppo storico della prima edizione di Donne Inquiete già nel 2012. Tra l'altro è grande amica di Alda Merini che conosceva bene e viveva l'inquietudine come mezzo della creazione. In questo video raccontiamo frammenti di vite di donne di origini, generazioni e professioni diverse. Il loro modo di migliorare la condizione umana delle donne che prospetta un cambiamento lento, ma comunque costante all'orizzonte. Clémentine Padmaudin, di origini del Burkina Faso in Africa, apre il primo ciclo di racconti per parlarci di quelle culture ancestrali che non hanno mai privilegiato le donne, al contrario. Oggi Clémentine vive in Italia, ha scritto già due libri. E mentre ci racconta, la sua emozione traspare dalle sue parole, ci coinvolge con la sua spontaneità e con il suo bel sorriso. Mentre in Africa le donne lavorano nei campi, come nei secoli scorsi e all'ombra degli uomini, in Italia sono arrivate numerose donne dai paesi dell'est, che fanno grandi fatiche per guadagnare quel poco che le tiene in vita. Durante una visita in Calabria, il fotografo Giuseppe Morello ha inquadrato le scene di sfruttamento delle donne che coltivano le cipolle nella zona di Tropea e così è nata una narrazione per immagini che, come si spera, presto sarà un triste capitolo del passato. Fortunatamente esistono anche delle esperienze positive, come quella di Monica Sacchi, che lavora nell'azienda agricola di Paolo e Lorenzo Marchionni a Vigliano, in Toscana. Dopo gli studi di giurisprudenza, ha vissuto 5 anni a Madrid e ora si occupa delle terre di questa tenuta, coltivando in contempo una passione per la natura e il paesaggio circostante. In queste attività multiformi, Monica esprime entrambe le qualità fondanti del suo carattere, la flessibilità creativa e la solidità razionale, mostrando l'esempio di una felice collaborazione tra donne e uomini.